Praticamente sono cresciuto al porto, a Savona, in piazza d'Alagio 2-7, che era un po' lo scaletto di Alagio delle navi dove dovevano fare delle piccole riparazioni o cose del genere. Noi nasciamo lì al porto, un po' come tutti gli altri miei compagni, che siamo cresciuti lì e appena avevamo l'età, minimo di età, in grado di poter lavorare, ci siamo presentati in compagnia per poter essere avviati al lavoro e quindi da lì siamo andati avanti. L'impatto lì col porto era piuttosto pesante, anche se gli devo dire che noi eravamo un po' più abituati che gli altri, perché io si tratta che avevo 15 anni quando ho fatto la prima giornata in porto, però ne venivamo dai docks di Via Chiodo dove c'era dei capannoni e operava una piccola cooperativa, la Leon Pancaldo, dove si scaricavano i pesci, le scatole di pesci, sacchetti di farina di pesce, olio, un po' di tutto, merci varie in teoria, quindi e nero fumo. Quindi eravamo già abituati a quel tipo di lavoro, però era un lavoro diverso, era in un capannone. Un conto era trovarsi in una stiva di una nave, seppur piccola, io mi ricordo ancora il nome di quella nave, era il Carla D, che imbarcava merci varie per la Sardegna. Io mi trovavo a fondo stiva con altra gente più anziana di me, certamente, che mi tutelavano, si può dire. E vedevo queste imbragate di tondino di ferro venire giù da delle stive piccolissime, sembrava che venisse giù un palazzo. E è stata una cosa negativa, nel senso di essere timorosi, è una cosa positiva per la soddisfazione di averlo fatto. E di lì è stata la mia prima giornata, poi siamo andati avanti sempre in un crescendo, migliorandoci, eccetera, eccetera, imparando anche tante cose dagli altri. Noi per poter essere avviati al lavoro dalla compagnia portuale, perché ci presentavamo lì sotto alla finestra di Piazza Pippo Rebagliati, dove si affacciava il direttore di chiamata, no? E mandava a lavorare a sua discrezione le persone, ti indicava col dito, ti diceva tu gli davi il nome, ti segnava e ti mandava alla tale nave, alla tale zona a lavorare. Quello era il modo di essere avviati ai tempi che noi siamo andati al porto. Poi le cose sono migliorate, hanno costruito delle liste che in un primo tempo se le riconoscevano loro internamente come compagnia portuale, no? Ti avviavano, avevano quindi una certa garanzia sulla persona che eri, eccetera, eccetera, quindi poi ti riavviavano. Se era uno che non andavi bene, non ti cercavano più. Poi pian piano c'è stato anche il riconoscimento all'autorità marittima locale, come occasionali di prima lista, di seconda lista e via cantando. Le persone ufficiali che dove andavano a lavorare in porto, che erano riconosciuti dal Ministero della Marina Mercantile, erano i soci e gli avventizi. E pian piano noi, frequentando il porto, andando a avviare a quel modo lì, tentavamo di fare più giornate possibili delle presenze per poter poi, quando usciva un bando di concorso dove integravano le liste degli avventizi perché erano passati a loro volta soci, chi aveva più presenze aveva l'opportunità di entrare a fare l'avventizio, cosa che è successa poi normalmente. Andando avanti, dal 68, dal 67 che era avventizio, arrivare al 72, sono passato socio di compagnia a tutti gli effetti, con tutti i diritti degli altri. Di lì in avanti il lavoro era quello che facevano gli altri. A giro si andava a lavorare con delle liste, uguali per tutti, dove tutti potevano scegliere e andare a lavorare, no? Nel senso che ogni mattina ci presentavamo alle 8, sceglievi a seconda del lavoro che potevi andare a svolgere, quello che ti pareva meglio te lo sceglievi e andavi, nel limite del possibile. Noi, il salario minimo garantito, noi c'è stato all'interno delle compagnie un numero, diciamo, esagerato di persone che vi lavoravano e quindi il lavoro che si presentava nei porti all'epoca non era sufficiente
per dare delle risposte a tutti. Quindi si è lottato per avere il salario garantito, perché in fondo noi dicevamo, se io devo essere lì tutte le mattine presente, perché come avventizio dovevo essere presente, e tu non mi dai l'opportunità di andare a lavorare, è giusto che mi riconosci qualcosa, perché io devo essere presente alle 8 e alle 2, perché il tempo le chiamate erano già cambiate, ce n'era molto meno. E quindi tu mi devi riconoscere un qualcosa. Questo è stato recepito a livello nazionale e tutti insieme si è lottato per ottenere questa conquista. Salario garantito che penso che siamo stati i primi come categoria a ottenerlo in Italia. E dietro di noi, ben contenti, sono venute anche altre categorie, tipo gli edili, i braccianti, eccetera, eccetera. Era un periodo d'oro per la classe operaia, quello lì. Era il 68, 69, 70, quindi. Ma io ho avuto la fortuna, diciamo la disgrazia, di viverle tutte e due le cose. Perché quando io mi sono presentato al porto, praticamente il lavoro era ancora, anche se c'era le gru, quello che si vuole, era manuale. Il sacco si portava a spalla. La cassetta di pesci, di tonno si portava a mano così, sacchi di patate anche, si doveva fare delle imbragate, sui camion anche, caricarli e distribuirli nel modo giusto. E noi pian piano siamo passati da quel tipo di lavoro lì che era faticoso e anche, direi, anche nocivo, nel senso delle polveri, eccetera, eccetera. Perché noi respiravamo dalle fave, dalla polvere delle fave, alla polvere del grano, alla polvere del caolino, tutte polveri che tutto sommato io non so in quante fabbriche potevano avere di quelle condizioni lì. E da quello, da fare delle fatiche e lavorare in maniera disagiata, siamo passati a dover usare delle macchine operatrici, i forklift, le payloader, le semoventi, eccetera, eccetera. Questo è stato tutta la nostra trasformazione. Noi, da essere dei camali veri e propri, a diventare della gente che sa andare addirittura sulla gru. E questo ha dato soddisfazione. La sicurezza noi in porto ce la siamo sempre gestita tentando di lavorare con intelligenza. Non creare situazioni di pericolo, stando attenti, molto attenti, perché non c'è niente che si potesse regolamentare. Era una fabbrica che si trasformava tutti i giorni. Un giorno c'era una fabbrica, un giorno ce n'era un'altra, dipendeva dal tipo di lavoro, quindi dovevi essere. Io penso che sia la grande esperienza che abbiamo fatto che ha evitato tanti incidenti. Penso che sia dovuto da quello, se no non penso che ci sia nessuna persona in grado di poter dare delle regole, perché c'erano stimoli diversi, cose diverse, noi eravamo spinti a dover far presto, quindi si tralasciava a volte certe garanzie di sicurezza. Prevalentemente, siccome la compagnia era divisa in sezioni, facchini e tiraggio, i facchini prevalentemente erano gente che ne veniva dalle campagne, da Ellera, da Luceto, quelle zone lì, per dire. E invece dal tiraggio era comunque gente di Savona, erano un po' più proprio divisi, proprio, non dica d'arte, ma proprio la gente si trovava più in una categoria che non in un'altra. La costruzione di un avviamento su una nave avveniva fatto a seconda della merce che c'era, perché ogni merce corrispondeva a un tipo di squadra. Se era un avviamento per una nave che imbarcava saccheria, per dire, poteva essere formata in un certo modo, che doveva essere 8 persone in stiva a stivare la merce, 6 a terra per fare le imbragate da mandare a bordo, un segnalatore e il caposquadra, certamente. Ogni nave poteva avere l'esigenza di avere una squadra o più squadre, si partiva da un minimo di una squadra fino a 5-6 squadre per nave. Agli imbarchi di saccheria e quella era la squadra tipica per la saccheria, 8
a bordo, sei a terra, è un segnalatore. Mentre invece per imbarcare, non so, sbarcare dalla cellulosa, erano sei a bordo, sei in terra, è il solito segnalatore. Poi a seconda di come si operava, se si operava con la gru dell'ente porto, non ci voleva nessuno. Se dovevamo operare con i mezzi di bordo, i bighi o le gruette di bordo, mandavamo personale nostro, andavano i nostri soci a lavorare su questo. E quindi ci voleva lì altre 2 persone in più. Variava a seconda, le merci varia anche. Più o meno la squadra tipica era 6 a bordo, 6 a terra e un segnalatore. Poi dopo. Diciamo, poi è cambiato un po' anche il lavoro, dopo, non so, arrivati agli anni 70-75, che hanno costruito il silos delle auto, sono cominciati gli imbarchi di automobili, quindi anche lì si andava direttamente a bordo con l'auto, no? Dalle rampe, e lì le squadre erano grossissime, perché una macchina, una persona, figurati te imbarcare 2.800 auto che le facevamo in 2 turni. Cosa ci voleva? Tirarle giù dall'autosilos, che non so se avete presente l'altezza che aveva, era alto come quasi un mezzo grattacielo, no? 13 piani di auto, conteneva, mi sembra, 2.500 auto di silos. La compagnia portuale era strutturata in questa maniera, adesso non lo è più. Si partiva da il console, che era il presidente, che presiedeva tutti i consigli, eccetera, eccetera. C'era il console, il consiglio di amministrazione, 2 viceconsoli, uno per categoria, uno dei facchini e uno del tiraggio, e poi c'era l'ufficio tecnico, che era quello che è preposto a verificare le situazioni in banchina, programmare come sbarcare una nave, predisporre tutte le misure necessarie per poterlo fare bene, e lì finiva la struttura. Poi avevamo i capi squadra, che ce n'era uno ogni 6, uno ogni 6, cioè, uno ogni 12, scusa, uno ogni 12 capo squadra. E lì finiva tutta la parte gerarchica, diciamo, della compagnia. Noi le cariche, diciamo, di compagnia avvenivano attraverso votazione. Tutti i soci avevano diritto a votare e si sceglievano il suo dirigente, il suo candidato. I compiti del viceconsole erano, diciamo, prevalentemente, perché poi i compiti non finivano mai. Il compito prevalente era quello di presentarsi in chiamata in ufficio tecnico. Prima, alle 7 perlomeno, dove lì si ricevevano tutte le richieste di avviamento da parte dell'utenza, dell'ente porto, perché poi era diventato anche lui uno che gestiva il lavoro, quindi faceva lui le richieste per gli avviamenti, e noi le valutavamo, valutavamo il tipo di squadra che dovevamo dare, il tipo di avviamento che dovevamo fare, perché noi c'era anche il problema di dividere il lavoro internamente, quindi in maniera equa. E di lì si costruiva la chiamata, diciamo, con tutte le richieste avute. Veniva uno, voleva, non so, 5 squadre per sbarcare per rimbarcare dalla Saccheria, uno veniva perché voleva sbarcare dalla Cellulosa, faceva richiesta scritta. E noi costruivamo la chiamata sulle richieste. Diciamo qui 2 squadre, e diciamo, per sbarcare dalla cellulosa ci vuole tante persone con tante specializzazioni, eccetera, eccetera. E facevamo tutta la serie delle richieste e le passavamo al direttore di chiamata, dove lui se le memorizzava, se le scriveva, e quindi passato con tutti questi. E con queste richieste andava a fare la chiamata con i soci, che anche lì bisognava dividerlo in avviamento a giornata, avviamento a frazione, diciamo, a seconda del valore della chiamata e a seconda del tipo di lavoro, perché certi lavori davano di più in soldi e certi lavori davano meno. Quello era un po' il nostro compito come vice consoli. Il porto ha dato tutto,
senza il porto, io delle volte lo dico, ma te lo dico sinceramente, ai miei amici, se non ci fosse stata la compagnia portuale, probabilmente tante persone sarebbero andate a finire male. Ci ha dato tutto.